Francesca Russo, la rondinella, l'osteria pop più pop che ci sia. Io non so se riuscite a vedere, ma sulla sua t-shirt c'è scritto: dove c'è gusto non c'è perdenza, quindi un grande detto calabrese. Partiamo proprio da qua, perché la Calabria è un uscialo anche nella lingua. Esattamente, esattamente. Che dire, sono contentissima di questo evento, siamo strafelici come operatori di settore e come Scaleoti, ovviamente, perché è davvero un evento fantastico. Promuovere il territorio è questo, è viverlo a 360 gradi. Sicuramente la Calabria è una terra di enogastronomia straricca, e quindi non so che dire. Questi ragazzi, sia gli organizzatori che i ragazzi, gli ospiti, ci hanno dato la possibilità di dare un'immagine nuova, diversa, quella che può arrivare ovunque grazie proprio ai contenuti creati da questi influencer, ormai si chiamano così, e niente. È un onore ospitarli. Questa mattina proprio alla rondinella c'è stato la masterclass sul fusillo calabrese, l'agriturismo, la rondinella. Per cui non posso non chiederti, ma è una tradizione che ancora continua? Secondo te i giovani ce l'hanno ancora nelle mani? Guarda, stamattina ho visto una bellissima cosa, ho visto occhi stupiti e contenti di ragazzi che oggettivamente frequentano l'alberghiero spesso senza un vero motivo, senza un vero obiettivo magari nell'ambito ristorativo. Avevano una luce diversa, vedere la realizzazione di questa pasta, di questo fusillo che si formava sotto il ferretto, regalava veramente sorrisi. Quindi questo ci fa ben sperare. Probabilmente non abbiamo più le nonne di una volta che la domenica mattina ti svegliavano col tric 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 del ferretto dei fusilli sulla spianatoia. Però, che ne so, magari ecco, questo può essere un là per ricominciare, per ritornare a quelle belle domeniche in famiglia, o semplicemente per trasformare questa tradizione e quindi seguire il leitmotiv di questa manifestazione, per aggiungere, innovare la tradizione facendo del fusillo, non so, un nuovo brand. Come lo cuciniamo il fusillo? Rigorosamente col sugo di capra, dai, o al massimo con due frittole di maiale, che non guastano mai. A me è venuta l'acquolina in bocca, stamattina mi sono persa la masterclass, vengo prossimamente quindi a imparare. Ci andiamo domani al gastro tour. A fare il fusillo. No, domani imparare. Al gastro tour, a fare il fusillo pure, dai, perché no, chiamiamo Federica, gli diciamo. Grazie. Grazie a te.